siamo ufficialmente nella settimana di Natale, mancano pochissimi giorni, ma c'è ancora tempo per vedere quali sono i migliori notebook per tutte le categorie. Ci sono i 2 in 1, ci sono gli ultrabook convertibili, li abbiamo riassunti tutti quanti in questa guida. Partiamo subito fortissimo con il miglior ultrabook da 13.3 pollici sul mercato, arrivato come un fulmine a ciel sereno a inizio estate. Sto ovviamente parlando di MateBook X. Tre caratteristiche lo riassumono bene: fanless, compattissimo e senza bordi. Nessun compromesso in termini di prestazioni, vanta la CPU Intel Core i5-7200U Kaby Lake con 8 GB di RAM e 256 GB di storage su SSD PCI Express e addio alle ventole. Una piastra metallica con heat pipe dissipa il calore e ha permesso questo design estremo ed elegante. Cornici da 4,4 mm, spessore da 12,5 mm e peso di 1,05 kg. In parole povere è il 13.3 pollici che tutti vorremmo. Il costo di 1.300 euro circa è più che giustificato. Rimaniamo su questo formato con il nuovissimo HP Spectre X360-13, miglior convertibile con cerniera che ruota di 360 gradi e permette di utilizzarlo anche in modalità tablet. L'abbiamo definito come il più equilibrato e consigliabile della categoria. Anche qui Core i5 ma Kaby Lake R Quad Core, 8 GB di RAM e 256 GB SSD PCI Express. Telaio opaco e batteria migliorata da 61 Wh che assicura eccellente autonomia. Bello anche il display touch, due Thunderbolt 3 e tastiera sempre molto comoda. Insomma, un laptop versatile che trovate online a 1.400 euro. Spostiamoci poi su design ancora più complessi e parliamo dei 2 in 1 con Surface Pro 2017 di Microsoft. Macchina che consigliamo solo a partire dalla CPU Core i5-7300U con 4-8 GB di RAM e 128-256 GB di storage, sempre SSD PCI Express. Dimensioni compatte con display multitouch da 12.3 pollici e batteria da 45 Wh che garantisce un uso continuativo per ben 9 ore. Migliorata ulteriormente la tastiera sganciabile semirigida, il Plus sia con la Surface Pen venduta a parte a caro prezzo. Per il Surface Pro si parte da 899 euro per il solo tablet e 1029 con tastiera, in entrambi i casi solo 4 GB di RAM, quindi costi alti in casa Microsoft. Passiamo così alla categoria 15 pollici con la sorpresa di inizio autunno, l'outsider Xiaomi che sta ampliando l'offerta e ha realizzato un ottimo Mi Notebook Pro. Migliorata di molto la gestione termica con la doppia ventola, sotto la scocca metallica curata battono poi i nuovi Intel Core Kaby Lake R, i quad core con tanto di scheda video dedicata, Nvidia MX150 e 2 GB di DDR5 dedicati. Nessun compromesso sul fronte porte con due USB Type-C, HDMI, due USB 3.0 classiche e lettore di schede SD che ancora invece manca sui fratelli minori Xiaomi da 13.3 pollici. Purtroppo non è ancora venduto ufficialmente in Italia, ma se lo prendiamo di importazione servono circa 750 euro al cambio, un vero affare a questo prezzo. Tra i migliori 15 pollici acquistabile tranquillamente in Italia con normale garanzia c'è l'Acer Swift 3 15 ben equipaggiato e bilanciato. La casa taiwanese offre numerose varianti a seconda delle esigenze. Noi abbiamo provato la più potente con Intel Core i7-7500U. Possiamo poi averlo con 8-16 GB di RAM, SSD da 256 o 512 GB o hard disk tradizionale da 1 TB. Tutte le porte principali a disposizione, tastiera retroilluminata e lettore di impronte con Windows Hello. Quindi ottime prestazioni e ottimo anche il prezzo. Online si parte da 785 euro per la versione base con Core i3. E saliamo di categoria con l'ottima conferma di Dell per la fascia alta, altissima, XPS 15 è una certezza e adesso offre potenza di fuoco da far impallidire qualsiasi concorrente. Intel Core i7-7700HQ Quad Core Nvidia GeForce GTX 1050 con 4 GB di memoria GDDR5 fino a 32 GB di RAM e scelta tra SSD fino a 512 GB o hard disk da 1 TB. Resta anche la doppia versione con display Full HD o 4K e poi l'autonomia che è uno dei pezzi forti con una batteria gigantesca da 97 Wh. Il meglio del meglio, compatto, comodo, cornici sottilissime, si parte da 1.249 euro.
Anche le macchine gaming adesso vantano design contenuti aggressivi, tra i migliori della categoria entra quindi di diritto il GS63 VR 7RE Stealth Pro di MSI, un nome non certo semplicissimo, ma macchina spessa solo 17.7 mm che vanta un display Full HD o 4K da 15 pollici e 6 a 120 Hz, GPU dedicata a Nvidia GTX 1070 fino a 32 GB di RAM HDD e slot per eventuale SSD M.2, sistema di dissipazione del calore con ben 5 heat pipe e 3 ventole. Tutto quello che serve per giocare al top senza pesi eccessivi. Si parte da circa 1600 euro e c'è anche una versione da 17.3 pollici. Tra le offerte dei più piccolini ci sono i 12 pollici e citiamo Asus ZenBook 3 UX390 UA, campione di bellezza che vanta un peso di soli 910 grammi e un eccellente comparto hardware con display da 12 pollici e mezzo e audio al top con ben 4 speaker. Il secondo protagonista, il Galaxy Book 12, ha un fantastico display Super AMOLED con digitalizzatore Wacom ed S Pen, macchina dedicata al mondo dei professionisti e soprattutto coloro che lavorano con la grafica. La tastiera è piuttosto comoda, meno entusiasmante invece la batteria da 39 Wh che garantisce comunque 6 ore di lavoro. Prezzi 1400 euro per l'Asus e 930 di partenza per il Galaxy Book. Chiudiamo la guida citando i modelli low cost con la casa cinese Chewy tra i protagonisti emergenti. Tanti modelli tra cui Surbook, Lapbook 12.3, tutti economici e con sufficiente dotazione hardware. Ne vedremo sempre di più nel 2018, speriamo anche con chip ARM a bordo. Segnaliamo infine l'Asus VivoBook E203NA, piccola macchina da 11,6 pollici con batteria da 38 Wh, hard disk fino a 1 TB e prezzo di soli 216 euro. Naturalmente questa non è che una selezione, i nostri preferiti, ci sono tanti altri modelli, tante altre versioni che vedremo probabilmente anche a inizio anno al CES di Las Vegas. Per maggiori informazioni e dettagli su questi prodotti però vi ricordo che c'è la guida acquisto qua sotto in descrizione, l'ha realizzata Lorenzo, è completissima, ci sono anche tutti i link acquisto da Budapest, meno 4 è tutto, Gabriele Restivo, ciao!